spirito di comprensione e di intesa tra i popoli del mondo. A quasi 100 anni dalla fondazione del Lions Club International, è fondamentale per tutta l'umanità impegnarsi per realizzarlo. E allora, in memoria delle preziose anime innocenti che ogni giorno, in tutto il mondo, sono strappate alla vita per mancanza di pace, in memoria di tutte le persone che ogni giorno, in tutto il mondo, senza arrendersi mai, sembrano servizio, speranza, amore e pace, ascoltiamo insieme. Io penso che poi è importante lasciare spazio agli elettori
entusiasmo nel patrocinio a questa iniziativa. Vedo il Mezzogiorno, siamo incapaci di governare i processi. Mentre venivo da Montecagnano ci pensavo, siamo incapaci di governare i processi, siamo incapaci di cogliere le occasioni. Facciamo finta di organizzare momenti di aggregazione. Noi siamo stati martellini, sembra un ragionamento fuori dal contesto, ma non così. Siamo stati martellini in conferenza con le commissioni congiunte per ragionare su alcune problematiche riguardanti la quarta gamba. C'era Vesta, Vito, c'era Rosario. È un tema attuale, anche perché vede la nostra partecipazione abbastanza attrattiva di noi sindici per quello che è la nostra responsabilità. È un contesto che è quello di supportare, io un po' voi, gli altri, i sindaci, i colleghi, quello che è l'entusiasmo imprenditoriale, l'unica goccia di entusiasmo imprenditoriale che c'è nel Mezzogiorno è la vita. L'unica, chi più di me, vedo importanti relatori del sistema creditizio, l'unico elemento di entusiasmo, visto il fallimento dell'edilizia, qui a Battipaglia avete sulle spalle il fallimento purtroppo di alcuni settori dell'industria e tanti altri mondi dell'editoria in crisi, la cultura è l'unica speranza per il futuro. Beh, non siamo capaci di comprendere, questo è il momento, noi che dobbiamo aspettare la fine di questo periodo positivo per mettere insieme, per fare massa critica, per essere degli interlocutori forti con chiara responsabilità di sostenere questo settore. Ce ne venga a aspettare la fine di un percorso positivo, decennale, internale, per dire adesso è il momento di raccogliere e di sostenere il futuro, nel momento migliore. Noi dobbiamo aspettare la fine di un percorso storico. Quindi noi ci sono delle grandi questioni. Quello infrastrutturale che raccontavo qualche secondo fa, nella discussione di Regione Campania, quello del credito, ma è possibile che l'agricoltore per cercare i minimi indispensabili di sopravvivere, deve interloquire con il sistema creditizio con una certa difficoltà, come se andassimo, diciamo, a un rapporto tra sconosciuti. È qui che il legislatore deve mancare, è qui che il legislatore dovrebbe comprendere, a differenza delle sciocchezze che mettono in cantiere, per esempio, lo dico, e io sono amico culturalmente di questo governo, degli 80 euro che ha creato un posto di lavoro e quei 10 miliardi all'anno di un sistema di fondo poteva costruire le condizioni di sostenere l'agricoltura o altre linee industriali che possono creare problemi di lavoro o creare, dire al sistema creditizio, sosteniamo l'agricoltura. Sosteniamo alcuni elementi dell'economia italiana, come non so, potrebbe essere un altro settore, per dare forza all'occupazione. 10 miliardi, in 10 anni sono 100 miliardi di euro, che un fondo di garanzia, sono migliaia di miliardi di euro, possono creare. Questo esperimento l'abbiamo fatto in provincia di Salerno, con appena 50.000 euro, un fondo di garanzia, che poi moltiplicatore, che non sono un economista, è diventato circa 150.000 euro annui, ha diventato la possibilità di piccole imprese di avere una piccola ossigeno ogni anno. Noi questo manca una visione. Io chiedo solo questo, che il mondo agricolo sia capace di fare massa, che il mondo agricolo rispetto all'interlocuzione del credito, all'interlocuzione di quello che sono la mancanza di infrastruttura sappia fare sistema. Non facciamo quando comincia la crisi come è successo della favola e come è successo dell'altro lì. Facciamo adesso che il periodo più bello che stiamo vivendo. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto i benvenuto da parte del Comune, della Commissione straordinaria che era presente e per aver scelto questa sede per un dibattito così importante su un tema molto delicato, complicato, ovviamente molto articolato, non di facile e non di facile di immediata ovviamente soluzione, però sicuramente di interesse generale per la produzione, soprattutto dell'agricola del territorio. Io credo, mi
visto i risultati che questo tipo di produzione ha conseguito a Battimate e tutta la piana del Sele, credo che i rapporti tra sistema bancario e attività imprenditoriale agricola siano, visto i risultati, ovviamente credo che in passato siano stati molto stretti, anche improntati a individuare soluzioni anche di efficienza e di incisività, di penetrazione delle attività imprenditoriali in uno specifico settore. Credo che poi il dibattito ci confermerà forse questa mia superficiale valutazione. Certo è che il livello raggiunto dalle attività imprenditoriali locali, soprattutto nello settore agricolo, ripeto, impone uno sforzo ulteriore, che è quello ovviamente di mantenere alto livello oppure di garantire alle attività imprenditoriali quella capacità di investimento, di programmazione tale da poter essere a passo con i tempi e da rispondere pienamente alle esigenze del mercato internazionale. E quindi forse l'impegno è quello di trovare ulteriori soluzioni, di ulteriori possibilità di affiancamento di queste iniziative per dare la possibilità agli imprenditori locali di avere quegli strumenti finanziari che ovviamente la domanda europea e mondiale del settore richiede. Quindi su questo credo forse ci diranno qualche cosa molto più approfonditamente nel seguito, ci vedremo qualcosa nel seguito del dibattito. Un'osservazione volevo fare per dare uno spunto, se vuole essere accettato, se vuole essere colto, riguardo poi il ruolo, diciamo, delle pubbliche amministrazioni. Noi rappresentiamo un comune, rappresentiamo io anche, insomma, anche lo Stato. Quale può essere il ruolo delle pubbliche amministrazioni in un settore come questo? Sicuramente quello dell'affiancamento in attività di promozione, senz'altro, no? La promozione del territorio, la promozione di questi prodotti credo che sia un compito, dovrebbe essere un compito fondamentale anche di tutte le istituzioni, degli enti locali in particolare, cosa che credo che viene fatta in tutta la piana del Sele. Ma diciamo, accanto a questa attività di affiancamento, secondo me ci possono essere anche altre opportunità, e mi viene in mente una, voglio citare una simbolica, che ovviamente ha un piccolo valore economico ma un grande valore appunto simbolico, e che è un discorso che spesso facciamo anche con il sindaco Volpe, e che riguarda l'utilizzazione per esempio dei beni confiscati. Perché vi dico questo, e vi voglio soffermare su questo aspetto? Perché noi riteniamo che sia un'opportunità per i nostri territori, dove il valore, diciamo, degli immobili, dei beni, dei fondi confiscati costituisce veramente un aspetto importante anche dal punto di vista economico, poter utilizzare questi beni per fini agricoli, ma ovviamente per fini sociali, per l'utilizzazione dei beni confiscati a questo risvolto sociale, oltre che per la costruzione, diciamo, di opportunità anche lavorative, ma sempre rivolte ovviamente a un impiego, diciamo, non ad un utilizzo non lucroso, lucrativo, diciamo, del terreno, ma sempre un investimento finalizzato al recupero dei beni, a finalità che prevede il legislatore, la legge, l'ordinamento sui beni confiscati. Ecco, noi riteniamo, come per esempio è stato fatto, che stiamo cercando di fare, trovando ampia disponibilità sul territorio, che questa possa essere un'opportunità simbolica sicuramente, ma di grande effetto, perché attenzione, noi parliamo di economia, parliamo di sviluppo economico, ma senza un recupero legale simbolico, perché il simbolismo dei beni confiscati significa recupero della legalità, quindi senza un recupero della legalità, ahimè, di sostegno da parte del settore bancario, insomma, credo che ci sia spazio per poco, e quindi è un valore simbolico ma altamente finalizzato a creare le migliori condizioni perché lo sviluppo agricolo possa avere un tessuto molto favorevole di sviluppo. E quindi questo è un aspetto importante, ma c'è anche un aspetto, diciamo, dell'impiego attraverso questi fondi, attraverso la costruzione di, per esempio, cooperative sociali. Recentemente sul territorio, quindi qui il Stelterago, recentemente sul territorio abbiamo, per esempio, attivato un'altra ulteriore iniziativa in questo senso. Abbiamo utilizzato un terreno, il comune aveva dei privi di proprietà che doveva impiantare,
la difficoltà qual è stata? La difficoltà è stata quella di trovare una cooperativa sociale o dei giovani, delle associazioni che si occupassero di questa operazione, perché era altamente economica. E allora si è trovato il cuscinetto di Conta Agricoltura, che si è affiancata a questa operazione e garantisce, diciamo, questo passaggio molto oneroso, diciamo, del prelievo delle piante e la messa a dimora, che non è una cosa di poco conto dal valore economico, lasciando quel campo a una cooperativa sociale che si occuperà della gestione. Ecco, in questo caso noi abbiamo avuto la possibilità di avere Coop Agricoltura che ha sorretto questa iniziativa, che forse deve sia l'utilizzo sociale dei beni, dei fondi, è già una campagna molto diffusa in tutto il territorio nazionale, non l'abbiamo scoperta qua sicuramente, però credo che come associazione di categorie che si impegna in una cosa del genere, credo che sia un'esperienza abbastanza unica sul panorama nazionale, diciamo, nell'esperienza dell'utilizzazione dei beni confiscati. Ecco, in questo caso abbiamo avuto questa opportunità, ma se noi avessimo voluto, come stavamo cercando, di individuare direttamente una cooperativa sociale, un'associazione che si occupasse di questa iniziativa, non c'era perché non era sorretta da quel sostegno, diciamo, finanziario necessario per far fronte a una cosa del genere. Ecco, allora qual era il suggerimento, che è l'ultimo ovviamente dei problemi in un contesto così importante di produzione macroeconomica che si faranno, però ha questo aspetto simbolico che io sottolineerei grazie alla nostra presenza qui di questa commissione attivare, ecco, quello di creare le condizioni, le condizioni del sistema, che il sistema bancario possa sorreggere la costruzione di queste cooperative, o di altri organismi similari che possono anche gestire i beni pubblici, possono anche gestire i beni comuni, tra cui i beni confiscati è un esempio, ma ce ne possono essere tanti altri per finalità sociali. Ecco, se questo avviene, noi abbiamo questo duplice fattore di magari sperimentare attività produttive un po' anche di nicchia, che magari domani possono essere anche volano per attività produttive più importanti, creiamo possibilità occupazionali e abbiamo, e sicuramente facciamo una cosa buona e giusta. Ecco, questa era la riflessione che volevo lasciare su tavolo e la lascio ovviamente, se vuole essere corta, la lascio al dibattito. Intanto vi auguro buon lavoro e vi ringrazio per il presidente De Raios, che sta dando ancora ulteriore vitalità, no? Perché si è sempre avuto, insomma, De Raios è stato sempre molto presente sul territorio e quindi si rinnova anche con il nuovo presidente questa partecipazione, questa vicinanza alle esigenze della collettività. De Raios, perché credo che è una delle organizzazioni che si apre una sorta di partecipazione attiva alla democrazia, al dibattito, o senza settarismi, parliamo anche un po' di comune, che non è un'associazione di elite, ma anzi un'associazione che cerca di affrontare i problemi del territorio. Poi è un piacere incontrare tanti amici, saluto il dottore Diasco, il dirigente capo della Regione Campania, quindi è uno di quelli che gli strumenti li conosce. Io saluto il commissario, ovviamente, per il padrone di casa, che vive, vorrei portare un contributo, ma toccando alcune negatività, perché è un tema interessante. Il primo, meno male che l'agricoltura c'è, a prescindere, meno male che l'agricoltura c'è, perché è uno dei soggetti trainanti che probabilmente sta dando una risposta vera alla crisi che sta attraversando il paese. E questo lo dobbiamo naturalmente anche a un gruppo di imprenditori agricoli che rischia da solo, al di là di quello che può essere l'accompagnamento e gli incentivi da parte di un organismo pubblico, a prescindere, perché hanno fatto sì che specialmente la Bielorussia diventasse leader sulla produzione della quarta gamma, esportiamo in tutto il mondo, abbiamo qui le migliori aziende che confezionano, si sono inventate anche le tartarine, non voglio fare pubblicità a nessuno, che mangiano sulle tavole europee, e questo grazie naturalmente a un intuito, alla capacità e al rischio dei lumi. È vero che noi qui la prima sera abbiamo avuto il peggiore caporalato degli anni 80, contributi, qui sono saltati a tempo perché molti giocavano alle furbate,
Quindi per anni abbiamo un po' anche snobbato l'agricoltura, quindi abbiamo la più alta intensità di extracomunitari che lavorano nei campi. Oggi credo che qui i colleghi sindaci che sono presenti, quelli che bussano alla nostra porta, giovani nostri, sarebbero disposti a tutto pur di andare anche nei campi, a differenza di un decennio fa, dove l'agricoltura la guardavamo dall'alto in basso, sembrava un po' una sorta di lavoro quasi vergognoso. Oggi la crisi non fa altro che dire anche ai nostri giovani dell'agricoltura, ci sono anche giovani imprenditori che hanno preso in mano delle nuove aziende agricole. Quindi dobbiamo guardare con ottimismo, bene il clima. L'altro aspetto, quello del credito, io credo che le banche non abbiano aiutato affatto il nostro territorio. L'altro giorno, 15 giorni fa, noi siamo stati alla borsa archeologica di Pessum, c'è stata una petizione collettiva dove, voi sapete che c'è una riforma bancaria che vuole assorbire le casse rurali all'interno di quello che è l'ordinamento bancario italiano. Le casse rurali ci hanno chiesto un contributo politico perché questo non avvenisse, perché l'unico rapporto che oggi noi abbiamo come istituto creditizio sul territorio sono le casse rurali, che hanno un margine più largo di discrezionalità sul prestito. E decidemmo tutti quanti assieme di fare un atto deliberativo che aiutasse, rivolgendosi all'ABI e al governo, che questa modifica non avvenisse. Perché sapete bene, noi enti locali, diceva il commissario, se vogliamo andare in una banca normale a chiedere un prestito per far sì che la nostra economia funziona, non ce lo danno. Non lo danno. Insomma, nonostante tutto che un comune ha un patrimonio immobiliare che ha un valore anche certificato e se anche cartolarizzato non viene preso in considerazione perché le banche sono piene di immobili che non sanno più cosa fare, e quindi questo rallenta il prestito bancario. Io credo quindi che il punto vada messo: la funzione della banca vuole aiutare le nostre economie, se vuole dare i soldi già chi ce l'ha, non è un problema. In Italia è complicatissimo finanziare un'idea, se non ci sono i crediti, se non ci sono le garanzie, un'idea non parte. Allora, bene hanno fatto i vari, non sapete al centro il problema dell'edilizia, ma non solo in agricoltura, non solo in agricoltura. Poi ne approfitto perché ho qui, visto che interessa gran parte degli imprenditori agricoli, il problema che vogliamo rilanciare l'economia, dall'altra parte c'è chi tolta le attività agricole. C'è una lunga discussione in atto, il Presidente del Consorzio ha ragione, ha fatto un provvedimento che ha paralizzato la piana del Sile perché non si possono più installare sedi. Perché ormai gli allargamenti che abbiamo vissuto in questi ultimi settimana, sapete che il cambiamento di sede si allarga, i canali normali una volta non riescono più a sopportare il peso dell'acqua, del flusso dell'acqua, e le nostre città si allargano, attivate la terra gatta, non teniamo terra gatta, ecco la terra gatta, e il problema non solo è finito, anche perché si sia allargato, ci mancherebbe, è vero che qualcuno definisce un pericolo del mondo, però l'acqua, ci siamo allargati pure noi. No, quindi ci sono vari problemi, ho tirato dentro, mi scuserà Vito, perché è un problema riguardo l'agricoltura, se parliamo dell'agricoltura abbiamo bloccato le attività agricole, non si possono dare più le concessioni, e dato che tutti i nostri prodotti, la rucola, il basilico, quello che oggi è la nostra ricchezza, che esportiamo in tutto il mondo, va coltivato sotto serra, l'attività agricola è intensiva, non si può fare. Finalmente la regione, devo dire la verità, ci ha messo la toppa, perché i sindaci hanno richiesto, hanno messo lì, Massimo Carino che sta lì, sindaco di Empoli, mi ha fatto un'azione nei confronti della regione Campania perché mettesse un attimo un freno a questa vicenda, perché se no noi paralizziamo attualmente le attività di agricoltura intensiva. Un giovane che chiede un prestito per fare un'attività agricola non lo può fare perché il controllo è proprio.
impedisce di fare l'attività di coltivazione. Allora, io ringrazio Presidente, chiedo scusa per questa serie di problemi che ho messo in campo, però credo che è bene che i problemi vengano affrontati e vengano chiamati con noi. Grazie. Buonasera. Saluto il primo vice governatore, dottore Di Vieccio, il presidente dell'ANCEBET, Ecco Ripartita di Osto, gli illustri ospiti relatori, le autorità civili e i sindaci in particolare. Per me sempre un'emozione entrare in una sala consiliare. Ero abituato a condividerla con un sindaco del Nord, questa sera ne tengo quattro, e che si passi la battuta perché, per dire che cosa, che quale virus sono particolarmente onorato della vostra presenza, in quanto ciò sta a significare che i Lions stanno esercitando bene la loro attività e quindi la nostra, il nostro interfacciarsi come amministrazione effettivamente sta facendo bene. Quindi i Lions vengono conosciuti. Io sono particolarmente grato a voi per la vostra presenza e sono onorato di partecipare qua stasera quale presidente di circoscrizione incaricato dal governatore, dal nostro governatore, dottor Fuscaldo, del quale porto i saluti all'Assemblea e l'augurio di buon lavoro. Un ringraziamento particolare a Massimo per l'attività che sta svolgendo. Il tema di questo nostro convegno praticamente sulla fa rilevare come questo club di Ecco Ripartita, che va a celebrare da poco il suo ventesimo anno di attività, quindi un'attività importante, sarà una grossa festa. Dicevo come questo club è attenzionato ai problemi del territorio, problemi della piana del Sele, i problemi dell'agricoltura, un settore importantissimo, una piana che ha 500 km quadrati con tante problematiche. E quindi voglio dire, fa merito, perché effettivamente una delle nostre attività importanti è proprio quella dell'attenzione sul territorio su quale operiamo. Quando Massimo mi ha parlato di questa attività, di questo service, il mio pensiero è andato immediatamente al famoso Monte Frumentario. Che cos'è? Monte Frumentario, scusate, è un istituto del XV secolo, la parola stessa parla di frumento. E in quell'epoca praticamente è il prestito del frumento ai contadini che ne avevano bisogno. Si metteva da parte questo frumento e come? I contadini stessi prestavano praticamente gratuitamente del loro lavoro, delle giornate lavorative, e quindi si metteva da parte questo frumento che poi veniva prestato per la semina, soprattutto a quei contadini che erano poveri e addirittura per le loro condizioni economiche mangiavano il frumento e quindi non avevano praticamente il prodotto per seminarlo. E come veniva prestato questo frumento? E con una misura cosiddetta a raso, e poi veniva praticamente restituita al comune. Quando poi c'erano delle annate, questa ve lo dico, quest'anno è una bella annata, no? C'erano delle annate in cui il prodotto era sufficiente, quindi veniva immagazzinato, che cosa succedeva? Succedeva che veniva venduto e quindi praticamente il ricavato per la vendita veniva praticamente poi prestato ai contadini stessi, quindi praticamente abbiamo il famoso mondo pecuniario che praticamente diventa proprio in banca. Quindi io ho voluto portare questo contributo perché praticamente le cose non è che sono cambiate. Non c'è l'attività economica se non viene supportata dal necessario finanziamento. Sicuramente da questa serata noi con il contributo degli illustri oratori usciremo da questa sede accresciuti, sicuramente avremo un contributo per quello che c'è da fare. Da parte mia penso di aver finito l'intervento, vi ringrazio per avermi ascoltato.
buona continuazione di lavoro, grazie e buonasera.